come diceva Marco all'inizio, adesso lo posso dire, effettivamente stasera è stato un bello spettacolo. Sì. C'è da lavorare, perché obiettivamente sì, c'è da lavorare, ma sono comunque tutti molto giovani, in qualche caso addirittura giovanissimo. Tra l'altro, sì, tra l'altro voglio dire quello che... Quanti anni hai? 9 anni, ragazzi, 9 anni. Io a 9 anni, sai, 9 anni, il primo personaggio, perché sono anche imitatore, che alla tua età, sai chi è il personaggio ho imitato? Beppe Grillo, sono qua ragazzi, per dirvi di tutto, sono bravissimi questi, questi sono il futuro, dobbiamo fargli un applauso, capito? Ok, allora, bene, bene, bene. Adesso... Adesso dovremo dare i risultati. Risultati? Che io non ho. No, vabbè, li abbiamo noi. Ok, bene. Li chiamiamo uno. Li chiamiamo uno per volta? Sì, se, io vorrei chiedere a loro, solitamente lo faccio come le ragazze che lavorano con noi, ragazzi. Sì. Che pensano della loro esibizione? Cioè, alla fine siamo noi a giudicare, però vorrei sapere loro cosa pensano. Giusto, cominciando da... Prego. Giorgia, è acceso? Questo... Aspetta, è acceso, vai. Ok, Giorgia, chiudi. Allora, un commento, guarda la telecamera, ok. Beh, io penso che ho cantato meglio rispetto a molte volte che l'avevo cantata, però potevo sempre fare di più. Ok. Allora, Giulia Molica. Dov'è? No, no, Giulia? non c'è. Non c'è, è dovuto andare via. Non ho capito. È dovuto andare via, Giulia. Ah, è dovuto andare via, Giulia. Ok, allora, avanti, Denise Reali. Allora, penso che... non sia andata tanto male, meglio rispetto ad altre volte anch'io, okay. Però giustamente, come dice Giorgia, si può sempre fare meglio. Questo è giusto. Bene, bene, bene. E allora, Valentina, la prima, vai. Le critiche fanno sempre bene, io da queste critiche ne ho preso atto, giusto. E da tali credo di essere migliorata e cresciuta, quindi ringrazio tutti. Sono più o meno contenta della mia esibizione. Allora, passo avanti, va, sei l'unico maschietto, passa avanti, va. Antonio Marano, non ho troppo avanti, Antonio, non più dire. Antonio, allora cosa mi dici? Io rispetto a tutte le altre volte, adesso sono migliorato di più. Il tuo tour quando partirà con Ramazzotti? Vuoi fare un tour con Ramazzotti? Sì. Va, digli Eros, mi piacerebbe venire con te in tour, va. Eros, mi piacerebbe venire con te in tour. Vai, magari ci ascolta, guarda, Eros è grande, Grande Antonio. Allora andiamo avanti, Sara Scognamiglio, vai. Buonasera, anche io penso che sia andata bene, come hanno già detto, penso che si può fare sempre di più. Ok, benissimo. Alice dell'anno, Alice. Io credo che potevo fare sicuramente molto meglio, però dai, sono contenta. Ma sì, dai, Giorgio, già l'abbiamo detto, Giorgio Arcione, ok, perfetto, ragazzi. Manca una. Chi manca? Lei, scusami. Giorgio Arcione. Giorgio Arcione, ok, vai. No, anche io penso che si può fare sempre di meglio, comunque le critiche sono... Diciamo anche qualcosa di diverso, no? Sempre meglio, sempre... scherziamoci un po', ma una cosa bella che ti è piaciuta, che non te l'aspettavi, dai, guardiamola e lo diciamo, dai. Qualcosa, non so, vi siete divertite tra di voi, avete fatto amicizia, questo è importante, vedi, quindi si è scambiato il numero, e questo già è importante, delle amicizie nuove, magari su Facebook, no? Ok. Magari loro faranno le tue coriste, che dici? Sei coriste mica da tutti, Guarda, le coriste è difficilissimo, è molto difficile. Comunque faccio i complimenti perché lo spirito con cui stanno vivendo questa manifestazione. Io vi do un consiglio, le gelosie, noi lo diciamo sempre con il maestro Luigi Notte, lasciatele perdere. Se trovate qualcuno più bravo di voi, l'invidia non deve esistere, deve essere uno stimolo. Da quello più bravo cercate sempre di rubare qualcosa, perché c'è sempre, anche noi, cioè noi lo facciamo da anni, il maestro sono 40 anni che fa questo lavoro, io lo faccio da quando avevo 14 anni, adesso sono 37, quindi voglio dire, c'è sempre da imparare, non si finisce mai, è un lavoro che richiede tanto sacrificio. Io vi faccio i complimenti e prendo sempre l'umiltà, quindi giusto. Mi sembra però... L'umiltà è una cosa importante, è vero, sono pienamente d'accordo. Quindi adesso c'è la parte... lei fa tutto sto discorso, vabbè, l'umiltà, no, adesso dobbiamo... Va
chiamali tu, dai. Allora, Giorgio Altieri. Giorgio Altieri. Come si direbbe a Miss Italia, per te il percorso continua. Continua. Vabbè, Giulia, Monica non c'è, però continua anche per continua. Lei. Continua. Anche Giulia, un applauso. Denis Reali. Denis Reali. Per te. Bene. Valentina Lavegna, c'ha un'ansia che se lo porta via, guarda. Ma come te lo dico? Vale, e continua anche per te. Vabbè, Antonio, vabbè, Antonio. No, Antonio, col patto che ti lavora con una mazzotta, vero? Sì. Cioè, no, io, Antonio gli avrei detto di sì, come si dice a Roma, gli avrei detto di sì pure durante il soundcheck. Sì, sì, è un personaggio. Poi magari dopo, vabbè, poi c'è una sorpresa finale improvvisata che non la sa nessuno, mi è venuta adesso, alla fine facciamo, dai, prego. Sara Scognamiglio, continua anche per te. Ok. Alice, io Alice la conosco dall'anno scorso perché ha vinto il premio intitolato mio papà. Sì. E Mario Romani, sì, per me non è una novità dirti che continua anche per te. Vai. Io mi trovo di questo voce all'ultima, io ci tengo al mio ruolo di cattivo. Ma aspetta un po', l'ultimo voce va a venire una cosa, cioè, sono io, vai. Aspetta un po'. L'ultimo, cioè, Giorgio, io ci tengo al mio ruolo di cattivo, okay. Me lo sono costruito con sudore, l'altro anno c'era gente che non mi poteva vedere, perché forse ero, cioè, diretto, ma magari diceva cose. E tu, cioè, che sei l'ultimo, mi rovini la mia reputazione di cattivo, devo dire sicuro a te, capito? Io ci tengo al mio ruolo. Guarda, sembra una cosa, ma dice che fai, mi fate passare tutti. Allora questo è un casting, la gara sarà un'altra cosa. La gara sarà molto, molto, purtroppo per noi ci troveremo in situazioni che dovremo tagliare magari qualcuno bravo perché ci saranno quelli più bravi, oppure perché magari in quella situazione